Ok, allora intanto grazie davvero, bellissima risposta. Stavo dicendo ad Ernesto, siamo davvero felici di essere qua questa mattina. Naturalmente c'è un rapporto con Ernesto di affetto, oltre che di vicinanza politica, che mi fa dire, diciamo, che la mia presenza qua oggi per me è davvero un onore, un orgoglio, oltre che diciamo la soddisfazione da segretario regionale del Partito Democratico. Voglio ringraziare chiaramente tutte e tutti voi, Ernesto per l'ospitalità, Luciano D'Amico, candidato presidente, a cui rivolgerei un applauso di affetto e di ringraziamento. Il senatore Fina. Allora, se ci fosse capitato di presenziare a una iniziativa di un candidato o di una candidata di centrodestra in questo territorio in questi giorni, avremmo avuto al tavolo di presidenza, oltre al candidato, probabilmente un parlamentare e avremmo avuto Alberto Bagnai, fiorentino, eletto in questo collegio, e avremmo avuto un candidato presidente, Marsilio, di Roma, non abruzzese, ricandidato alla presidenza della regione. Questo è già un primo grande elemento di differenza tra quello che propongono gli altri, quello che propone la destra e quello che proponiamo noi. Abbiamo di fronte una destra che non ha a cuore l'interesse dell'Abruzzo, abbiamo una classe dirigente regionale a partire dal candidato presidente, da Marsilio, che è stata trapiantata in Abruzzo 5 anni fa, che in questi 5 anni ha governato male questa regione. Noi vogliamo opporre a questa destra una coalizione che fa invece dell'amore per l'Abruzzo, dell'attaccamento a questa terra, il primo orizzonte, la prima prospettiva. Per questa ragione abbiamo scelto con una coalizione ampia, una coalizione di forze riformiste, progressiste, una coalizione inedita, come sapete, che si è unita non tanto intorno a diciamo, una somma di simboli e quindi non tanto sulla base di una idea di appartenenza ideologica, ma sulle priorità che abbiamo ritenuto fossero necessarie per il governo di questa regione. Intorno a queste priorità noi abbiamo unito questa coalizione e abbiamo individuato un candidato presidente abruzzese che conosce questa terra, a differenza del suo avversario, che ha voglia e interesse a governarla, che sa esattamente quali sono i problemi da risolvere e sa esattamente quali sono le opportunità per far ripartire questa straordinaria regione che ha solo bisogno di un regista che si possa occupare di mettere a sistema e di mettere davvero a frutto tutte le enormi risorse e le enormi opportunità di questa regione. Abbiamo scelto un candidato presidente in grado di interpretare questa grande voglia di cambiamento che si registra in questa regione. Dopo una lunga fase in cui la destra si illudeva, diciamo, che la partita fosse già chiusa, nel momento in cui è nata questa coalizione molto competitiva, quando abbiamo scelto il candidato presidente, quando lui ha cominciato a girare l'Abruzzo, a farsi conoscere anche da chi meno lo conosceva, è montato a un sentimento di ottimismo, sta montando un consenso importante in queste settimane. Abbiamo pubblicato un sondaggio, come sapete, che ci dice che i due candidati sono sostanzialmente appaiati e in questi giorni la destra litiga a Roma per scegliere Marsilio in Abruzzo, Solinas in Sardegna, cioè su un tavolo romano si spartiscono il destino delle regioni al voto, compreso il destino dell'Abruzzo. L'unica cosa che manca davvero su quel tavolo sono i bisogni, le esigenze, le aspettative dei territori che invece vanno governati, compreso naturalmente l'Abruzzo. Noi invece pensiamo che dobbiamo davvero puntare alle cose che bisogna fare per questa regione. Luciano ha le idee chiare, sta costruendo un programma che parte da una fase di ascolto dei territori, di ascolto delle associazioni, di ascolto delle categorie, di ascolto delle persone in giro per questa regione. Io lo voglio ringraziare anche per essersi fatto carico di questa importante fase di consultazione che segna già un'enorme differenza rispetto alle scelte calate dall'alto che fa la destra. Stiamo quindi raccogliendo
le esigenze che arrivano dai territori. Nei prossimi giorni sarà pubblicato un programma che sarà allo stesso tempo ricco ma comprensibile e che possa tracciare una traiettoria di ripartenza di questa regione. Insieme naturalmente all'autorevolezza, alla forza, alla competenza e anche all'umiltà del candidato presidente, noi avevamo bisogno di costruire delle liste forti, delle liste che fossero in grado di competere con le liste del centrodestra, e naturalmente il Partito Democratico, che ha assunto fin dall'inizio un posizionamento coalizionale, nel senso che siamo convinti di poter essere il perno di una coalizione, di non essere sufficienti per consentire a Luciano D'Amico di vincere queste elezioni, ma che allo stesso tempo una coalizione larga, riformista, progressista, non possa prescindere naturalmente da una forza trainante del Partito Democratico. Per questo abbiamo voluto costruire liste forti, abbiamo già chiuso le nostre liste qualche giorno fa, liste forti che siano appunto in grado di rappresentare una grande capacità di traino per il candidato presidente e per la coalizione, coalizione che nei prossimi giorni chiuderà appunto le altre liste che comporranno poi questa squadra che si confronterà il 10 di marzo con la destra. Naturalmente abbiamo scelto alcuni elementi che dovessero caratterizzare queste liste, abbiamo ricandidato i consiglieri regionali uscenti come segnale di continuità, ma anche come segnale di riconoscimento delle battaglie che sono state fatte in consiglio regionale in questi anni, spesso in condizioni molto difficili, contro una destra arrogante, politicamente violenta, lontana dalla nostra terra, dalle nostre esigenze. Quindi abbiamo ricandidato i consiglieri regionali uscenti, non lo abbiamo fatto con una scelta calata dall'alto, ma l'abbiamo fatto perché i territori ci hanno chiesto quel tipo di riconoscimento. E poi abbiamo introdotto elementi di innovazione, personalità provenienti dalla società civile, amministratrici, amministratori, sindaci, cioè personalità davvero di essere davvero in grado di interpretare le esigenze più concrete dei territori. Quindi abbiamo voluto dare una traiettoria di realtà proprio per segnare la differenza rispetto alla destra. In questo quadro naturalmente la candidatura di Ernesto è una candidatura da questo punto di vista straordinaria. Non c'è bisogno che io racconti a voi e che dica qua quali sono le capacità di Ernesto dal punto di vista amministrativo, la sua capacità di leggere i bisogni delle persone, la sua capacità di essere molto concreto ma allo stesso tempo guardare un orizzonte lontano e provare a raggiungere quell'obiettivo con una visione. Non c'è bisogno che io lo dica alle cittadine e ai cittadini di questa città o di questo comprensorio che bene lo conoscono, ma faccio questa premessa per dire che davvero la scelta di Ernesto, come la scelta delle altre candidate e degli altri candidati del PD, vedo qui Cristina, non so se ce n'è qualcun altro in sala, sono davvero scelte che dal nostro punto di vista sono in grado di interpretare questa enorme esigenza di cambiamento che c'è in Regione Abruzzo. Questa enorme esigenza di cambiamento che non si poteva interpretare con una lista che non avesse queste caratteristiche, per cui all'interno di questa lista avevamo bisogno anche dei sindaci, avevamo bisogno anche degli amministratori, delle amministratrici, di chi quotidianamente si occupa davvero delle cose concrete che riguardano la vita delle persone. Io penso che con il grande desiderio di cambiamento che si respira in Abruzzo, con il grande consenso che sta montando intorno al candidato presidente, con la concretezza e la capacità di visione delle candidate e dei candidati del Partito Democratico e di quelli e quelli che ci affiancheranno nella coalizione, davvero noi adesso siamo in condizione di arrivare al 10 di marzo con una grande spinta che ci consentirà finalmente di restituire il governo della regione a un abruzzese che abbia voglia di governare la regione, che sappia come fare, e intorno a lui a una squadra che sappia poi interpretare in giunta regionale, in consiglio regionale, questa necessità davvero di voltare pagina. Io ringrazio di nuovo Ernesto, di nuovo tutte e tutti voi, in bocca al lupo. Ci tenevo davvero tanto ad essere qui questa mattina prima di rientrare a Roma. Questa è una settimana parlamentare delicata in Senato, perché si discute l'autonomia differenziata, ma volevo essere oggi a fianco a Ernesto
e risalutare Enrico, naturalmente, che è stato un senatore in anni difficili nel nostro paese, proprio perché prima di rientrare nel mio luogo istituzionale era giusto che avessi bene in mente da dove vengo, da dove veniamo. Per me è una costante, non lo dimentico mai. Si apre la discussione sull'autonomia differenziata perché vogliono provare in fretta e furia a provarla almeno in un ramo del Parlamento, in Senato, per fare un favore alla Lega che vuole fare la campagna elettorale dicendo finalmente la nostra idea originaria, quella che dà vita alla Lega Nord, cioè l'idea di sostanzialmente tornare a dividere l'Italia nella loro testa per lasciare che il Nord possa correre, avere la forza di correre con le proprie energie senza la zavorra del centro-sud Italia. Bene, consentire a questa Lega, che torna ad essere Lega Nord, lo vediamo anche dal punto di vista elettorale. 5 anni fa, quando abbiamo fatto le elezioni regionali, sembrava che il centrodestra fosse tutto Lega, comunque ti giravi anche nel sud, anche in Abruzzo. Adesso invece non riescono nemmeno a fare la lista e quindi tornano ad essere quello che erano all'inizio. Fratelli d'Italia, che pure vanta di essere un partito sovranista, nazionalista, cede per ragioni di potere, per tenere unita l'alleanza, alla possibilità appunto che venga approvata una legge sbagliata, gravemente sbagliata nel merito e nel metodo, almeno in Senato, per poi magari rallentare il processo alla Camera e provare a spingere avanti, perché guardate, a me è capitato questo, lo racconto sempre, quando in Abruzzo le 17 sigle sindacali e datoriali, a partire dalla Confindustria alla CGIL, dalla CNA all'UGL, tutte le 17 sigle più rappresentative del mondo imprenditoriale e del mondo del lavoro abruzzese, hanno organizzato un confronto, invitando Viesti, che ha scritto un bel libro, che appunto spiega che questa è una secessione dei ricchi, un confronto tra destra e sinistra, ha invitato me e Marsilio. Marsilio non si è presentato, ovviamente. Quindi è evidente che c'è una vergogna. E questa vergogna doveva vedere, deve vedere la regione Abruzzo, che ha tante caratteristiche di una regione del centro Italia, ma che ha molte caratteristiche che ancora la collocano nel sud, anche per, diciamo così, per ragioni di carattere storico, doveva vedere e deve vedere questa regione in prima fila a difendere gli interessi di questo territorio e a dire che questa autonomia, così come è stata pensata, è esattamente l'inveramento di quello che loro provarono a fare già col referendum in Veneto, no? Parte del quale fu dichiarato incostituzionale. Non è una riforma che garantisce i livelli essenziali di prestazione, è una riforma che scavalca il Parlamento, è una riforma che basta un primo accordo, un solo accordo tra una regione e lo Stato perché diventi irreversibile, perché è una riforma che prevede che per tornare indietro ci deve essere un altro accordo e quindi è del tutto evidente che se una delle regioni del Nord riesce a conquistare quella idea di statuto speciale che loro inseguono, quella idea di mantenimento di oltre il 90% delle risorse fiscali sul proprio territorio, basta che succede una volta e a quel punto questo nostro paese è definitivamente diviso. E anche l'idea di fare col presidenzialismo un capo, un nuovo capo, no? Che lo dirò alla fine, che evoca tempi bui, ma alla fine queste due cose non stanno insieme, perché noi faremo un capo di piccole patrie che vivranno una vita del tutto divisa tra loro e anche conflittuale. Ci batteremo come avrebbe dovuto fare Marsilio e non lo ha fatto, invece è stato plaudente, differenziandosi anche da presidenti di regione di centrodestra del sud che si sono ricordati di essere prima del sud Italia e poi la loro appartenenza, hanno protestato, perché è evidente che di fronte a noi c'è il taglio definitivo, drammatico, di sanità, trasporti pubblici, scuola e tutto ciò che riguarda la possibilità di avere un paese unito e solidale.
Di fronte a questo doveva farlo Marsilio, sono molto orgoglioso che Luciano D'Amico abbia annunciato che il primo atto da Presidente della Regione è ritirare l'assenso della Regione Abruzzo a questo progetto. Ed è un messaggio, guardate, molto forte, che spiega esattamente in quali elezioni regionali noi siamo. Noi siamo in un'elezione in cui i nostri avversari hanno deciso di farsi guidare dall'alto. Le loro scelte sono calate dall'alto. Marsilio già era stato il frutto di un tavolo nazionale 5 anni fa di spartizione tra partiti, altrimenti non avrebbero mai scelto Marsilio, evidente, nessuno conosceva, c'erano anche esponenti di centrodestra che ambivano a fare i presidenti di regione, hanno scelto lui perché lo ha scelto Meloni, Giorgia Meloni, su un tavolo in cui hanno deciso che toccava a quel tempo al più piccolo partito, che era Fratelli d'Italia. E anche adesso è così. Noi stiamo facendo queste iniziative con un candidato presidente che abbiamo scelto mesi fa. Ancora, l'attuale presidente di regione non è stato confermato come candidato di centrodestra. Lo avete letto in questi giorni. La Lega minaccia di fare liste autonome perché non si riescono a mettere d'accordo in Sardegna, in Piemonte, non si è capito. Non c'è nessun rispetto di un processo dal basso. Anzi, c'è anche stato e c'è un atteggiamento anche un po' cannibalesco, fratricida, per cui gli stessi partiti e la stessa coalizione fanno la guerra tra di loro a rubarsi candidati, assessori. Quindi un meccanismo dall'alto che non ha nessun rispetto del territorio. E noi abbiamo fatto il contrario, qui c'è Daniele, Maleo, gli altri segretari provinciali, il gruppo dirigente, gli altri partiti della coalizione dei quali noi siamo invece fratelli rispettosi, perché siamo tutti pari in quel tavolo che si è costituito. E che cosa ha fatto? Non ha tenuto conto delle divisioni nazionali, delle incomprensioni, dei leader che tra di loro a volte... litigano per ragioni che riguardano altre cose, perché alle europee c'è il proporzionale, non abbiamo tenuto conto di niente e abbiamo messo insieme tutte le forze alternative a questa destra, i primi in Italia, allo stato attuale gli unici in Italia, in modo inedito, probabilmente irripetibile. E poi abbiamo fatto un'altra cosa, abbiamo fatto un atto di grandissima generosità, perché c'erano esponenti attrezzati, in grado, già in campo, consiglieri regionali, personalità della politica in grado di dire, partiti che potevano rivendicare e dire ma guidiamo noi la coalizione, non parlo solo del PD, attenzione, anche altri partiti in virtù delle elezioni politiche, di quando hanno preso più voti eccetera, e dire beh mettiamo il più bravo, il capo, la persona capace di maggiore consenso, il nostro partito a guidare questa coalizione. Invece abbiamo fatto una cosa diversa, ci siamo riuniti e siamo andati a chiedere di guidare questa coalizione a chi non aveva chiesto di farlo. Quindi tu da una parte hai l'arroganza di Marsilio che si ritiene candidato anche se ancora la sua stessa coalizione non lo ha confermato, e d'altra parte i sondaggi che negli anni hanno visto scendere nella classifica di gradimento, i cittadini, basta parlare con le persone, il suo essere alieno, il suo non essersi mai sentito parte vera di questa terra. Quindi lui che però pretende di essere candidato, Luciano D'Amico invece, che abbiamo dovuto pregare perché prendesse le redini di questa coalizione. Quindi è proprio, queste sono elezioni semplici, ci saranno due poli, due presidenti che tra di loro non condividono niente, due proposte completamente alternative. E noi abbiamo scelto la persona giusta, Luciano è la persona giusta, perché quella umiltà che gli ha fatto riflettere, diciamo così, il suo essere stato disponibile a dare una mano comunque e solo infine a dire va bene, se me lo chiedete davvero tutti guido questa coalizione, lo percepiscono le persone che ci parlano, che lo conoscono, che capiscono che è uno di noi, che ti guarda all'altezza degli occhi, che non usa anche la sua enorme competenza, il percorso universitario, la conoscenza che ha dei problemi come modo per essere presuntuosi. No, questa umiltà si percepisce e noi attraverso di lui stiamo ricostruendo una sintonia dal basso. Ecco perché io oggi sono qui a dire che la candidatura di Ernesto è una candidatura giusta e forte. Perché? Perché noi ci siamo informati, conformati all'idea
di presidente che è Luciano D'Amico, e abbiamo costruito liste che avevano quale caratteristica? Esattamente la stessa, persone che amministratori, amministratrici locali, persone che vengono dal mondo del lavoro, dell'impresa, che dal basso capiscono, conoscono, amano profondamente questa terra, perché gli ha dato loro un'opportunità di lavoro e perché gli ha chiesto di rappresentarli da primi cittadini o a livello provinciale o a livello regionale, e poi adesso si fanno squadra intorno a una persona che ha le stesse caratteristiche e dice: noi vogliamo essere l'Abruzzo dal basso. Ecco perché io penso che noi siamo andati nella direzione giusta. E lo dico, guardate, per due motivi. Uno, in questo tour noi stiamo incontrando un mare di dolore e di sofferenza, perché il sistema della salute e della sanità in questa regione, come in tutto il paese, ma di più in questa regione, è arrivato a un punto di collasso. Guardate, ricevere decine e decine di messaggi e lettere di chi ti dice: io ho fatto richiesta, sono in lista d'attesa un anno e mezzo, sono andato al pronto soccorso, ci sono stato X ore, me ne sono dovuto andare perché era impossibile. Sto cercando i soldi per andare alla sanità privata oppure per andarmi a curare in una regione limitrofa in cui riescono a rispondere alle mie esigenze. Vedere che ormai migliaia di persone rinunciano alla cura, guardate, spacca il cuore, e devi essere privo di cuore, perché se sei un presidente di regione ricevi anche tu, forse più di noi, queste stesse denunce, queste lamentele, questi appelli, e non fai niente. Non solo hai reso il sistema sanitario peggiore che nel resto d'Italia, con più indebitato, con più mobilità passiva, indebolisci persino le casse della tua regione perché paghi gli stipendi a coloro che curano i nostri abruzzesi fuori nelle altre regioni, non fai niente, e ulteriormente non batti nemmeno i pugni rispetto al governo nazionale, che destina alla sanità meno della metà delle risorse che lo stesso governo ha riconosciuto come necessarie per mantenere le cose così come stanno. Ecco perché siamo al collasso. Dovevamo avere 7 miliardi per mantenere la spesa sanitaria in rapporto al PIL identica, e invece hanno messo 3 miliardi solo per quest'anno, per l'anno scorso niente. Tu come presidente di regione vai là e dici: io che gli dico alle persone della mia regione, di cui sono primo cittadino, che mi dicono che non riescono a curarsi? Caro presidente del Consiglio, caro ministro della Sanità. E invece che fa Marsilio? Come su tutto è plaudente. Tagliano centinaia di milioni di investimenti sul PNRR e lui dice che va bene così, avremo altre risorse. Noi abbiamo bisogno di un presidente abruzzese. Guardate, dirlo nel 2024 e dirlo solo qua sembra una cosa, non so come dire, scontata, e non lo è. Noi siamo arrivati al punto di dover dire una cosa scontata, però lo voglio dire proprio qua, perché mi ricordo di quando, parlando con Enrico, mi ha raccontato di come si è formato il gruppo dirigente qui negli anni, quello stesso che ha accompagnato la Val di Sangro, lo sviluppo di questo territorio. Molto spesso si è dovuto formare resistendo alle spinte che venivano dall'alto, alla voglia di calare decisioni dall'alto. E quindi qui noi possiamo spiegare di più e meglio che significa avere qualcosa che nasce dal basso. Guardate, se non tiene il sistema industriale di questo territorio, che è chiamato alla sfida delle transizioni, quindi è una sfida complicata, crolla l'Abruzzo. E di questa cosa l'attuale presidente, l'attuale giunta, non ne sa niente. Perché tutte le volte che io faccio un'interrogazione chiedo, mi risponde addirittura la sottosegretaria, cioè io percepisco che vertenze industriali, esigenze di rinnovamento, rapporto col management che cambia, il lavoro sulle delocalizzazioni, le infrastrutture che servono, i servizi, la rete viaria, il potenziamento dei porti, la trasversalità, tutte le volte che si parla di politiche di sviluppo, di politiche industriali, politiche del lavoro, la regione tende a dire: vabbè, ma non è nostra competenza. Ma come non è tua competenza che collassa l'intera regione? Ma che amministri dopo se collassa la regione, se perdi migliaia di posti di lavoro? Di che ti occupi? Poi della sanità non ti occupi, delle politiche del lavoro non ti occupi, di che ti occupi? Ti occupi come hanno fatto e hanno galleggiato in questo? Questa è stata, per dire, come hanno amministrato in questi 5 anni? Distribuendo i soldi
abbastanza a pioggia, accontentando i consiglieri regionali. Quindi nessuna visione, nessuna programmazione, nessuno sviluppo, però i consiglieri sono stati buoni. Questa è la morte della politica e della morte della regione. Io davvero sono contento di essere al vostro fianco in questa battaglia. Dimostreremo che c'è un altro Abruzzo, che è abruzzese, che è umile, che è dal basso e che riesca a essere un'alternativa a questa destra. Fatemelo dire in ultimo: noi abbiamo una particolarità in questi giorni delicati. Noi abbiamo una particolarità: tutti i partiti di destra abruzzesi sono governati per un caso da personalità politiche che vengono tutte dalla stessa storia. Cioè non ci sono la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, non hanno gruppi dirigenti che vengono, che vi devo dire, dalla Democrazia Cristiana, dal partiti diciamo che conosciamo, ma vengono tutti dalla storia della destra italiana, del movimento sociale e poi delle sue evoluzioni. Poi si sono divisi e poi non so per quale motivo sono riusciti in qualche modo a essere tutti quanti capaci. Noi ci battiamo anche perché questo resti un paese e la nostra resti una regione antifascista. Perché si sta scherzando con il fuoco. Si sta scherzando con il fuoco. Qui il tema non è solo il rispetto della memoria di coloro che si sono battuti per darci Costituzione e libertà, che pure è un dovere sacrosanto. Qui si sta dando spazio a migliaia di nuovi militanti estremisti che usano la violenza, che fanno delle commemorazioni, delle anticommemorazioni che indicano, sono simili a gridi di battaglia. Noi abbiamo Paolo Berizzi, che è un giornalista che è l'unico in Europa sotto scorta perché minacciato da organizzazioni neonaziste e neofasciste che continuano a rinfoltirsi in termini di militanza. E tu hai una destra al governo, anche e soprattutto in questa regione, che invece che denunciare e frenare questo fenomeno, che è un fenomeno violento, invece strizza l'occhio, perché tutto sommato un po' di nostalgia aiuta. Abbiamo visto ieri il TG1, che fa un servizio su una manifestazione di partito, dei giovani di partito, che sono andati a deporre la corona dei fiori, e veramente, guardate, sembrava l'Istituto Luce, a proposito di Tele Meloni. Noi gli restituiremo a questa terra, che è la terra della Brigata Maiella, che è una terra soprattutto di persone che nei millenni, nella tanta storia che abbiamo alle nostre spalle, abbiamo avuto tanti difetti, ma sempre la dignità di farci rispettare e non di avere il cappello in mano e chiedere per favore. E allora restituirci una guida dal basso e anche restituirci quella dignità e il rispetto che merita la nostra storia, le generazioni che vengono prima di noi, perché quelle che vengono dopo di noi non debbano chiedere per favore dateci una sanità buona, dateci un'opportunità di sviluppo, no, dateci la possibilità di avere la nostra forza, la nostra capacità di immaginare e costruire il nostro futuro. Grazie. Intanto grazie, è un piacere essere qui alla presentazione della candidatura di Ernesto. Devo dire che quando qualche mese fa il segretario regionale del Partito Democratico, Daniele, a nome dell'intera coalizione mi chiamò e mi riservò questa straordinaria opportunità di poter far parte di questo progetto elettorale, subito dopo forse nemmeno un'ora, mi arrivò la telefonata di Ernesto che mi invitava già a una prima manifestazione. E io, frastornato, non ancora riuscivo a rendermi conto, di quello che accadeva. Sapevo, ci conoscevamo con Ernesto, ci conoscevamo un po' superficialmente, ne avevo sentito parlare davvero un gran bene, quindi fu un modo anche per vincere quell'imbarazzo, quel momento di incertezza, di dire subito sì, ci vediamo. E la prima manifestazione l'abbiamo fatta con Ernesto in Val di Sangro.
Ed è stato lì, dopo aver ascoltato l'intervento di Ernesto, la sua limpidezza di analisi, la sua energia con cui, un'energia davvero irrefrenabile con cui proponeva delle soluzioni, e devo dire anche la passione con cui nel riferirci di tutti i problemi della Val di Sangro e di come questi problemi devono essere affrontati, lì ho avuto davvero per la prima volta la sensazione che lavorare insieme ad Ernesto, insieme a tutti gli amici della coalizione, fosse una cosa assolutamente necessaria e potesse essere una cosa decisamente fruttuosa. Per questo il ringraziamento è sentito, perché è stata in questa circostanza una carica, come dire, un momento di uno scatto, un primo scatto per poter abbracciare con assoluta convinzione, e i motivi per abbracciare con assoluta convinzione questo progetto politico li abbiamo sentiti da Daniele, li abbiamo sentiti da Michele, sono tanti, poi ce li dirà ancor meglio Ernesto. Io mi limito solo a dire questo: noi qui ci troviamo nel cuore industriale del Mezzogiorno. Io, come sapete, sono originario di Torricella, che qui, insomma, diciamo, mi sento molto a casa. Mentre venivamo, dicevo, l'uscita delle autostrade è la mia uscita, insomma, la considero tale. Quando vedo il cartello Val di Sangro mi sento proprio a casa. E ricordo da quando ero piccolo, insomma, la storia di questa valle, la storia di questo nostro territorio. E ricordo i sacrifici che sono stati necessari per passare da una situazione in cui la nostra valle era definita la Valle della Morte al nucleo industriale più importante del Mezzogiorno. Sono stati sacrifici che i nostri genitori, i nostri padri, i nostri nonni hanno fatto anche prima che iniziasse l'industrializzazione. Lavorare la nostra campagna non è un qualcosa di facile e di semplice. E dopo aver visto questo periodo di grande crescita, questo periodo di sviluppo, questo periodo di industrializzazione riuscita, abbiamo visto tutti che ci ritroviamo, soprattutto negli ultimi anni, ad avere vivere un periodo di rassegnazione, un periodo di stanchezza, pur sapendo, e su questo Ernesto è magistrale quando definisce il quadro di riferimento, pur sapendo con chiarezza quali sono le cose da fare. Non bisogna inventare qualcosa di inedito per tracciare il futuro che questo territorio merita, che la Val di Sangro merita. Se guardiamo all'industria è semplicissimo. Noi stiamo nel centro-sinistra, lo stiamo dicendo da anni, e la precedente giunta di centro-sinistra aveva stanziato le risorse giuste. Cosa dobbiamo fare per rendere invitante, per rendere accogliente per le industrie, per le imprese, la Val di Sangro più di quanto non lo sia stata in passato e oggi lo è un po' meno? E noi dobbiamo semplicemente fare un piano di adeguamento strutturale. Lo sappiamo già questo piano. Abbiamo bisogno dei porti con dei fondali che possano consentire l'ingresso delle navi container. Abbiamo bisogno di completare la nostra fondovalle. Abbiamo bisogno forse di un potenziamento dell'autostrada. Abbiamo bisogno di mettere a frutto una cosa, lo dico in modo un po' partigiano e non da candidato presidente dell'intera regione, una realtà che questo territorio ha creato. Penso, ad esempio, all'infrastruttura rappresentata da ciò che oggi è ancora la Ferrovia Sangritana. La Ferrovia Sangritana l'abbiamo generata qui. Pensate a che potenziale innovativo nel 1912, quando è stata inaugurata, poteva avere una ferrovia elettrificata qui in Val di Sangro. E pensate al potenziale generativo di innovazione che abbiamo cercato di assicurargli. Sono onorato di poterlo riferire in prima persona come, diciamo, presidente emerito di TUA, quando abbiamo fatto una scelta ben precisa. Una società ferroviaria in mano pubblica ha senso o se fa trasporto pubblico locale, e in parte lo fa Sangritana con il trasporto passeggeri,
o se è in grado di generare, di essere fattore di sviluppo, perché si mette al servizio di un nucleo industriale e fa trasporto merci su ferro, che è quello, la modalità di trasporto che oggi serve, non solo perché è più compatibile con l'ambiente, ma perché è più economico, perché con i treni di Sangritana portavamo i furgoni fino ad Alessandria e quindi nel cuore dell'Europa. Ecco, perché faccio un riferimento, lo cito solo come esempio, per rendere evidente la differenza di approccio. Mentre noi abbiamo investito e vogliamo investire su queste realtà per valorizzare le risorse di questo territorio, come sapete c'è un bando, un avviso, la giunta regionale uscente ha pubblicato un avviso per privatizzare Sangritana. Noi non la vogliamo questa scelta, ma non la vogliamo perché vogliamo che le società partecipate della regione siano attori dello sviluppo, perché sappiamo che questo territorio ha bisogno, per poter competere con i nuclei industriali d'Europa, per poter competere con i nuclei industriali del mondo, perché quando è stata aperta la Sevel, la chiamo ancora con il vecchio nome, era lo stabilimento tra gli stabilimenti più avanzati del mondo. Sono stato nei giorni scorsi con grande piacere, grazie all'ingegner Di Vito con cui abbiamo condiviso non solo l'esperienza in tua, ma anche questo bellissimo incontro con Romano Prodi, che mi ha impressionato perché ha sciorinato i dati di produttività dello stabilimento Sevel, che lui aveva a mente in modo davvero straordinario, e ci ha ricordato che lo stabilimento Sevel è stato per tanti anni il primo stabilimento per produttività del gruppo Fiat e tra i primi stabilimenti per produttività del gruppo Peugeot. Quindi significa che noi siamo in grado di fare le cose e di farle bene. E se vogliamo che la Sevel, Stellantis, resti qui, Ernesto mi ha, diciamo, illustrato ottimamente, sia nell'occasione che ricordavo prima, sia poi quando ci siamo sentiti più volte, quali sono le occasioni che dobbiamo cogliere, noi dobbiamo fare in modo che questa valle resti competitiva, resti una valle accogliente per un sistema delle imprese che deve guardare al futuro. E noi questa cosa la dobbiamo fare con convinzione oggi, non solo avviando un dialogo con le imprese, ad iniziare da Stellantis, ma non solo Stellantis, perché la transizione a cui faceva riferimento prima il senatore Fina, la transizione ecologica, come sapete, prevede il passaggio dai motori endotermici ai motori elettrici. E guardate, nella migliore delle ipotesi, se Stellantis decidesse di produrre qui il Ducato elettrico, cosa che non credo sia proprio scontata, ma supponiamo che accada, che Stellantis decida di investire qui, noi ci troveremo comunque ad affrontare un problema occupazionale, perché come sapete una macchina, un furgone a trazione elettrica, ad alimentazione elettrica, richiede per essere fabbricato grosso modo il 40% in meno di manodopera rispetto ad un furgone con un motore endotermico. Quindi abbiamo da affrontare dei cambiamenti che non sono nel futuro e che riguardano magari solo il fatto che diminuiscano le emissioni, che ci fa ovviamente piacere, ma sono problemi che fra qualche anno, nella migliore delle ipotesi, incideranno sul corpo vivo della Val di Sangro, sui livelli occupazionali e sulla capacità di sfidare, diciamo, di essere competitivi e di rimanere competitivi cercando di creare valore. E poi abbiamo tante altre sfide da affrontare qui in regione e qui in Val di Sangro, ma per questo abbiamo bisogno non solo di avere la capacità di vedere cosa accadrà, di immaginare cosa accadrà fra 5 anni, 10 anni, 20 anni e di varare una politica di lungo respiro che faccia sì che questa valle riesca a tornare a quei livelli di sviluppo economico, ma io mi permetto di dire prima ancora, sapendo che su questo la sensibilità di Ernesto è grandissima, di crescita sociale. Questa valle ha da dire cose molto belle, ha scritto pagine molto belle per la crescita sociale,
è una crescita sociale che possiamo toccare tutti i giorni e che oggi viene messa in discussione dalle carenze che venivano ricordate prima. Non si può avere crescita sociale se non c'è assistenza sanitaria, non si può avere crescita sociale se lasciamo morire i paesi dell'interno. Ecco, questi sono temi che vanno affrontati con urgenza e per affrontarli c'è bisogno di persone che abbiano energia, capacità di analisi, volontà e soprattutto competenza per risolvere questi problemi. È per questo che sono felice oggi di essere qui a fianco ad Ernesto alla presentazione della sua candidatura e ringrazio ovviamente anche Cristina, che è l'altra candidata con cui ci impegneremo per far sì che anche che la nostra regione, che questa Val di Sangro a cui siamo tutti, come dire, tutti estremamente grati per quello che ci ha consentito di fare in passato, possano tornare nel futuro. Una cosa voglio dirla anch'io con riferimento a quanto diceva prima il senatore Fina. L'autonomia differenziata, il senatore ci ha detto ottimamente per quale motivo è un progetto da combattere, per quale motivo giustamente insieme abbiamo deciso che il primo atto sarà ritirare l'adesione della Regione Abruzzo. Io voglio, permetto di aggiungere solo un'altra cosa, guardate che la nostra non è una difesa di una rendita di posizione per cui vogliamo che in Abruzzo arrivino più risorse di quelle che l'Abruzzo secondo un certo modo di classificazione dei dati, mettiamola così, produce. Quelle sono risorse anche nostre e lo dico al di là del vincolo di solidarietà che ci consente di chiamarci Repubblica Italiana e non Condominio Italia. Se ci chiamiamo Repubblica Italiana è perché abbiamo un vincolo di solidarietà fra territori e fra regioni. Ma al di là del vincolo di solidarietà, voglio fare un esempio banalissimo. Abbiamo parlato di Stellantis. Stellantis crea valore. Una parte di questo valore resta sul territorio sotto forma di stipendi, diciamo, dei lavoratori di Stellantis. Un'altra parte va a generare un flusso fiscale che non viene pagato qui in Abruzzo, ma che va, immagino nel caso di Stellantis, non so se a Torino piuttosto che a Parigi, non ho seguito, diciamo, le vicende della collocazione della sede centrale di Stellantis, della sede legale, ma quelle sono risorse che abbiamo prodotto qui. E facevo in un altro incontro proprio ieri un altro esempio. La mia banca, come le banche credo di quasi tutti noi, ha sedi centrali, possiamo immaginare a Milano o a Torino, e la banca che lavora qui e che crea valore su questo territorio, in cui questo territorio crea valore, quel valore poi si trasforma in gettito fiscale a Milano o a Torino, ma quello è anche nostro. E la stessa cosa la voglio dire, ad esempio, e poi mi avvio ovviamente a concludere, pensate a tutto il valore che viene creato dall'amministrazione centrale dello Stato. Noi siamo tutti d'accordo che i ministeri debbano stare a Roma, però guardate, quello è un valore a cui contribuiamo anche noi. E allora non dobbiamo rivendicare il no all'autonomia differenziata perché vogliamo lucrare su un maggior trasferimento. Noi vogliamo ribadire che questo territorio genera un flusso fiscale che in parte si concretizza qui in Abruzzo, in parte va altrove e va altrove per quelle vincoli di solidarietà che al contrario noi alimentiamo. Quindi non stiamo chiedendo la cortesia di poter avere qualche risorsa in più, stiamo dicendo se noi accettiamo che un flusso di reddito prodotto in questa regione si trasferisca in altre regioni, poi vogliamo anche che ci tornino i servizi, non perché ce li paghino i lombardi o i veneti, ma perché sono risorse che abbiamo generato noi con il nostro lavoro qui e solo per l'organizzazione complessiva che abbiamo accettato della nostra società vanno altrove. Quindi non una richiesta di cortesia, ma l'esercizio di un diritto. Ed è un diritto, io facevo questi esempi per, come dire, seguire i flussi di ricchezza, i flussi di reddito, ma è un diritto che ci sorge anzitutto dal vincolo di solidarietà, perché, ripeto, vogliamo essere Repubblica Italiana e non banalmente Condominio Italia. E l'ultima cosa che voglio dire, prima di me lo ha detto benissimo il senatore Fina,
E io mi permetto di, anche qui di aggiungere una piccola cosa, perché da piccolo ho vissuto di questi racconti e qui la guerra non è passata velocemente e non è passata in modo indolore. La famiglia di mia madre abitava a Montenero Domo, hanno avuto 4 ore di tempo il 26 novembre con la neve fuori a 1176 metri. Hanno avuto 4 ore di tempo per prendere qualcosa e scappare. Sono riusciti poi, dopo essersi rifugiati nei casolari di campagna, hanno attraversato il fronte ad Altino e dopo aver attraversato il fronte ad Altino hanno iniziato un pellegrinaggio nei vari campi profughi fino ad arrivare finalmente nel 47 a rientrare a Chieti, nelle caserme di Chieti. Quindi sono ricordi che hanno accompagnato la mia infanzia e sono dei ricordi che, essendo nato io a Torricella, mi hanno accompagnato anche nell'epopea della Brigata Maiella, Ettore Troilo che insieme ad altri concittadini fonda la Brigata, tutte le gesta che questa Brigata ha fatto. E sono quei ricordi che le foto come Montgomery qui, che vediamo riprodotto in modo straordinario, ci ricordano i sacrifici che sono stati affrontati per tornare ad un sistema di libertà. Ecco, io a questi signori che vanno in giro con le braccia tese a inneggiare, non si capisce bene a che cosa, vorrei proporre di venire qui da noi e li accompagnerei non tanto al sacrario, che pure meriterebbe di essere omaggiato, ma li vorrei accompagnare in quel villino che sta a Vasto Marina. Perché se vedete, passando a Vasto Marina, c'è una targa che ricorda che lì è stato realizzato un campo di smistamento, e cioè lì venivano concentrati gli ebrei della regione e dopo averli raccolti in quel villino venivano smistati per i campi di concentramento, dove ovviamente venivano sterminati. Ecco, li vorrei portare lì per far vedere che il male che è stato fatto da quelle ideologie, contro cui noi ci batteremo fino a quando avremo un briciolo di energia, non è un male lontano che nessuno può immaginare, ma è un male che si è consumato in un villino che, se lo vedete, questo qui a Vasto Marina, è anche una bella costruzione, anzi, passandoci davanti, dà quasi l'idea di una casa di vacanza, di un qualcosa di bello. E invece lì si sono consumate delle tragedie, perché lì sono stati rinchiusi gli ebrei della regione Abruzzo e sono partiti da lì per andare ai campi di concentramento. Io questo gli vorrei far vedere, li vorrei accompagnare in visita a questi signori che vanno in giro con le braccia tese, che devo dire però in tutta sincerità, io credo vadano combattuti più che ideologicamente, perché siamo talmente, di fronte all'assurdo. Io credo che vadano combattuti forse fornendo un'adeguata assistenza sanitaria, perché credo che non si possa nel 2024 inneggiare a queste cose dopo quello che è successo, dopo il dolore che quelle ideologie hanno provocato, e lo dico nel nostro territorio in cui, ripeto, come voi sapete meglio di me, la guerra non è passata in modo indolore, non è stato semplice affrontare poi i problemi che ci sono stati di ricostruzione, e quando mi capita di leggere le efferatezze che le truppe naziste di occupazione nel paese appunto di cui sono originario, l'occupazione era fatta direttamente dalle SS, e quando mi capita di leggere di quelle efferatezze davvero viene voglia poi di spendersi senza nessuna riserva per chiarire, per raccontare, per rendere evidente come le nostre idee, i nostri principi siano altri. E allora tutti davvero con forza a sostegno dei nostri straordinari candidati, perché la nostra battaglia è sia una battaglia per lo sviluppo economico e sia una battaglia per la crescita sociale, ma è anche una battaglia per mantenere e ampliare quei livelli di libertà che sono stati ottenuti con grande sacrificio, con grande forza, e che, guarda caso, sono quelli che poi ci hanno consentito anche di crescere economicamente e di crescere socialmente e di riconoscerci come una comunità
che non ha paura di guardare, di affrontare il futuro che le si prospetta. Per questo sosteniamo Ernesto, sosteniamo Cristina, perché sono davvero le persone che riusciranno con la loro energia, con la loro competenza, con la loro passione, voglio dire soprattutto la passione, a portare avanti queste battaglie e a evitare che si torni a rivivere quelle tristissime esperienze che pure i nostri padri, i nostri nonni sono stati costretti a vivere. Grazie. Saluto tutti, ringrazio i miei concittadini, ringrazio i colleghi sindaci che ho visto arrivare alla spicciolata, ringrazio il senatore Angelo Stanisci, ringrazio la coordinatrice di circolo del PD di Lanciano, ringrazio Cristina Rapino che affronterà con me questa sfida per le elezioni regionali. Ringrazio Luciano D'Amico, un professionista, un professore universitario, un amico che ha deciso di mettere a disposizione di questa, di mettersi a disposizione di questa regione, perché io credo che l'Abruzzo in questo particolare momento storico abbia bisogno di persone legate al loro territorio. Ringrazio il Partito Democratico, il mio partito, ringrazio Daniele Marinelli, segretario regionale del mio partito, ringrazio il senatore Michela Fina, tesoriere nazionale del Partito Democratico, ringrazio Leo Marongiu, segretario provinciale del Partito Democratico. E li ringrazio per l'onore e il privilegio che mi hanno accordato candidandomi a consigliere alle prossime elezioni regionali. Vedete, cari amici, io ho deciso di accettare questa candidatura sostanzialmente per due motivi. Il primo motivo è che per me la politica è sempre stata unicamente passione. Il secondo motivo è che in questi anni, attraverso la mia attività amministrativa di sindaco di Paglieta, sono riuscito a dare concretezza a questa mia passione. Di conseguenza ho accettato questa mia candidatura proprio per l'attività concreta che avrei il privilegio di svolgere in favore della regione, quindi non più solo in favore di un ambito territoriale comunale, ma in favore di un'area più vasta, corrispondente a quella dell'intera regione Abruzzo. Se riuscirò in questa sfida, i miei concittadini possono stare tranquilli. Non smetterò mai di occuparmi di loro, ma continuerò ad occuparmi del nostro territorio. Meglio e in modo più efficace di quanto non abbia fatto in questi anni. Mi batterò per la difesa dell'ambiente, perché come è capitato a questa valle, la sua difesa ha costituito poi un'occasione di sviluppo dell'intero territorio. Mi batterò per la difesa dell'occupazione e del suo complesso produttivo, che vede questa valle come cuore pulsante dell'economia regionale. Tutto questo deve essere salvaguardato e anzi aggiungo potenziato. Qui potrei dilungarmi in una discussione a proposito della ZES, la zona economica speciale, che vedeva la Val di Sangro, la ZES più importante d'Abruzzo. Invece questo governo, attraverso una decisione incomprensibile apparentemente, ha deciso di trasformare la ZES unica, di trasformare la ZES della Val di Sangro
nella ZES unica del centro-sud Italia, annullando le caratteristiche e le peculiarità che avevano giustificato l'esistenza della ZES della Val di Sangro. Mi batterò per i diritti dei lavoratori e per la tutela della loro salute, in una regione che invece ha assistito ad un aumento degli infortuni e delle morti sul lavoro. Devo dire che questa attività di difesa dei diritti dei lavoratori è una di quelle di cui mi occupo da oltre 30 anni, e questo nella mia attività professionale forense, in cui ho avuto sviluppo soprattutto in difesa dei diritti dei lavoratori. Mi batterò per l'agricoltura, in una regione che solo dopo la recente manifestazione ad opera del mondo agricolo che c'è stata a Miglianico, voi la ricorderete, ha deciso di stanziare unicamente 12 milioni di euro in un settore che invece, specie in quello vitivinicolo, ha subito danni a causa della peronospora molto più consistenti. Tale somma costituisce soltanto quindi un piccolo ristoro di danni più consistenti a cui noi dobbiamo porre rimedio. Mi batterò per una sanità pubblica di prossimità, vicina ai bisogni della gente, e l'esempio concreto di questa visione è rappresentata dall'apertura del poliambulatorio. Il poliambulatorio invece, questa struttura magnifica che era stata trasformata negli anni precedenti in poco meno che un deposito di rifiuti da mandare in discarica. Purtroppo il sistema sanitario regionale ha subito al contrario un evidente arretramento, perché sono aumentati, come è stato detto, i tempi delle liste d'attesa, sono diminuite le prestazioni erogate, è aumentato il numero di coloro i quali decidono di andarsi a curare fuori regione o decidono di non curarsi affatto, o per quelli che possono permetterselo di andarsi a curare nella sanità privata a pagamento. È stato detto, un primato questo sistema sanitario regionale l'ha conseguito, che ha portato alle stelle l'indebitamento di tutto il sistema sanitario regionale, ad un aumento vertiginoso dei debiti di questo sistema. Non mi voglio dilungare oltre, è stato detto tutto in modo molto eloquente, e poi ci sarà tempo per approfondire questi temi. Io voglio dire, per concludere, che mi batterò perché la regione Abruzzo, questa terra magnifica, non sia condannata al sottosviluppo, ma torni a volare alto, come sa fare grazie alla tenacia e al lavoro delle nostre genti. Il nostro territorio, la nostra regione, grazie a Luciano D'Amico, figlio della nostra terra, tornino ad essere protagonisti. Vi chiedo di sostenermi, perché i veri protagonisti siete voi. Grazie.